Siamo con Paolo Angelucci, presidente di Assinform. Angelucci, l'agenda digitale, un commento sulle carenze ad oggi e sul fatto che nell'attuale campagna elettorale che è appena cominciata il tema sembra essere il grande assente. Allora, le carenze le conosciamo tutti sostanzialmente, sono la mancanza di un disegno organico dovuto al fatto che sono stati messi insieme più filoni di intervento. E per quanto riguarda invece il fatto che in campagna elettorale se ne parli poco, credo che più che altro derivi da una scarsa preparazione media della classe politica ai temi dell'innovazione, di cui l'agenda digitale, se vogliamo, è il fulcro. Cosa si aspetta dal nuovo governo sul tema dell'agenda digitale? Allora, innanzitutto credo che l'agenda digitale sia solamente l'inizio dell'inserimento di una massiccia dose di innovazione e di information technology all'interno della società italiana. Quindi il primo percorso dovrà essere quello di finire di tutti quei decreti che servono per poter attuare realmente l'agenda digitale. Il secondo è quello di favorire l'ingresso delle nuove tecnologie all'interno del sistema soprattutto produttivo, che ne ha molto bisogno, perché l'innovazione deriva dall'uso estensivo delle tecnologie CT. È una condizione necessaria ma non sufficiente, quindi aumentare il tasso di penetrazione e la consapevolezza. Parallelamente va dematerializzato il paese, perché tutto quello che è un'attività gestita con le tecnologie innovative ovviamente si fa non solo meno carta ma meno tempo, maggiore efficienza e in definitiva poi tutto questo si deduce in una crescita del PIL e dell'occupazione. Del PIL perché maggiore efficienza genera ovviamente ricchezza e maggiore occupazione perché queste nuove tecnologie ormai sono le uniche che realmente tendono a far crescere l'occupazione nel medio-lungo periodo. Ecco, questo è il parere di un tecnico. Per sua esperienza ha fiducia nella politica? Cioè è convinto che il prossimo governo, qualunque esso sia, potrà veramente farsi interprete di queste esigenze? Allora, la politica da sempre è abbastanza lontana da quelle che sono le esigenze dell'innovazione, però noi contiamo che, visto che più o meno tutti gli schieramenti hanno attuato un ricambio generazionale, ci sarà qualcuno non solo disposto ad ascoltare, ma anche disposto ad investire nel futuro, perché il futuro è l'unica strada che consentirà ai nostri figli e ai nostri nipoti di mantenere questo paese vivo, cosa che oggi, devo dire, qualche dubbio ce l'hanno creato.